Quali sono i punti principali del suo programma? Allora, la prima cosa che vogliamo fare è restituire Firenze ai cittadini, alla gente che lavora e che ci abita, dunque un programma per ridurre drasticamente, se non proprio azzerare, la graduatoria di chi aspetta un alloggio a Firenze, regolamentare gli affitti brevi Airbnb, invertire la tendenza delle esternalizzazioni che sta facendo il sindaco uscente, dunque no a gare d'appalti selvaggi dove i lavoratori non vengono comunque valorizzati, non c'è pari dignità, e mettere al centro l'ambiente e la redistribuzione della ricchezza che ce n'è tanta, sia culturale che economica a Firenze. Si parla tanto delle grandi opere, qual è la sua posizione? Noi non siamo solo per dire no tipo all'aeroporto, noi siamo per dire sì allo sviluppo del polo scientifico di Sesto Fiorentino, siamo per dire sì al progetto del Parco della Piana, siamo favorevoli alla tranvia, però deve essere comunque un progetto di mobilità studiato, un progetto integrato dove parliamo anche di oltre a piste ciclabili, autobus, dunque non siamo... Quando dicono la sinistra dice sempre no a tutto, no, noi siamo per fare delle proposte che vadano nella direzione di valorizzare l'essere umano.